Ragazze, allora, per chi non mi segue su Snapchat può essere un pochino traumatico vedere questo video, nel senso che per chi è iscritto al mio canale mi ricorda nel video precedente con i capelli lunghi fin a più di metà schiena, e invece oggi mi ritrovate con i capelli corti. C'è semplicemente un giorno di distanza dal video che avete visto appunto precedente a questo, e l'unica cosa che è successa è il fatto che ho deciso di tagliarmi i capelli da sola e voglio sprecare questi 2 minutini per spiegarvi il perché, principalmente perché voglio ringraziare una ragazza che fa video qua su YouTube. Non la voglio chiamare YouTuber proprio perché per me è una ragazza, non è una YouTuber, cioè non per sminuire il suo lavoro, spero riusciate a capire quello che io stia dicendo, perché appunto io mi sono tagliata i capelli per poterli donare ad un'associazione che si occupa della creazione di parrucche per malati oncologici. Era da un po' di anni che ero tentata appunto di fare questo passo, però ero sempre molto restia, diciamo che venivo un pochino trattenuta, perché avevo paura che le associazioni o comunque i dati che io trovavo non fossero attendibili. Quando invece ho visto Simona, quindi del canale Simona, vi metto comunque tutto nelle schede o nell'info box, perché davvero è una ragazza che se non conoscete, a mio parere dovete assolutamente andare a vedere, dovete iscrivervi al suo canale perché è dolcissima, ha un cuore d'oro, ha un cuore davvero dolcissimo, e io ho avuto modo di scambiarmi qualche parola con lei sotto i video, sotto vecchi suoi video, perché la seguo da un po'. È più piccola di me, però di testa è davvero molto più matura della sua età, secondo me, secondo mio parere. E comunque mi ricordo che le avevo scritto sotto un video che sarebbe stato un onore avere una figlia come lei, è davvero un onore avere una figlia come lei, con la sua testa, col suo modo di fare, il suo modo di pensare. Comunque lei ha fatto un video dove ha fatto vedere appunto che si è tagliata i capelli per poter donare i capelli a questa associazione, e le aveva i capelli molto più lunghi dei miei. E vedendo quel video mi è ritornata la scintilla, nel senso che ho detto ok, sì, di lei mi fido, secondo me appunto l'associazione alla quale lei ha donato i suoi capelli mi ispira fiducia, proprio perché io di questa ragazza mi fido davvero, nonostante io non la conosca, però so che è una ragazza di sani principi, e penso sicuramente che se lei ha fatto un gesto del genere avesse la certezza di quello che stesse andando a fare. E di conseguenza stamattina, presa dallo scribizzo, ho detto o lo faccio o non lo faccio, mi sono fatta le trecce, mi sono tagliata le 2 trecce e appunto andrò a spedire i miei capelli a questa associazione. Vi lascio comunque il recapito anche dell'associazione nell'info box, ma vi dico, non è farina del mio sacco, proprio perché l'associazione io l'ho scoperta grazie a Simona. Ci tenevo a dirlo perché, in primis, perché secondo me se non si dicono queste cose non si possono sapere, molte persone comunque non ne sono a conoscenza. Io sapevo della possibilità di donare i capelli o comunque di aiutare queste persone con problemi, però non avevo mai avuto l'occasione appunto di conoscere effettivamente un'azienda, un qualcosa che collaborasse, e di conseguenza la condivisione, per quello che secondo me è importante su YouTube, per cose belle, perché davvero può aiutare molte persone. E poi anche perché comunque ci tengo a spiegare il perché di questo taglio, che non è un taglio, perché ho preso le forbici per il cucito e ho tagliato di netto, cioè nel senso non sono ancora andata dal parrucchiere, ma non penso neanche che ci andrò, non lo so, adesso vedrò, li ho semplicemente lavati e lasciati asciugare all'aria, quindi sono molto gonfi e forse è quello che un pochino mi destabilizza un po', però davvero in questo momento tutto quello che può concernere capelli, taglio, come mi stanno, eccetera, non mi interessa. Quindi capisco al 100% le parole di Simona nel suo video, perché il gesto che si va a fare è davvero molto più importante rispetto a tutto il contorno. E io sono soddisfattissima, sono in pace con me stessa, ma ve lo posso assicurare, lo so, chi ha visto i miei snap sembravo tipo euforica e un po' pazza, però è davvero un'emozione fortissima, è un'emozione grandissima.
grandissima. Quindi basta, piccola parentesi che poi è diventata un poema chiusa. Parto con il video vero e proprio. Questo qua è il video sullo svezzamento, che mi è stato appunto richiesto da Vanessa, penso si chiami Vanessa, la ragazza appunto che me l'ha richiesto. Io avevo fatto mesi fa un video appunto sullo svezzamento, dove però non vi dicevo in linee generali che tipo di svezzamento ho attuato io con Gaia, ma vi davo la mia opinione nei confronti di un bambino, magari restio con la pappa, o comunque come mi sono comportata io con Gaia per cercare di farle capire che la pappa fosse importante e che lei doveva approcciarsi con la pappa con amore. E quindi magari ve lo mettono anche questo qua nell'info box da qualche parte, non lo so, se può interessare, sempre se mi ricordo, perché poi ogni volta lo dico e non lo faccio. Comunque, io appunto per quanto riguarda lo svezzamento, siccome mi è stato richiesto in linee generali che tipo di svezzamento ho fatto io con Gaia, ho deciso di girare questo video non dicendovi però proprio tutto, non per cattiveria o perché voglio fare la grandiosa, ma sinceramente perché non essendo un medico non voglio, diciamo, erigermi a professoressa del momento, e di conseguenza secondo me è sempre meglio seguire in primis il proprio sentimento, ciò che si pensa, ciò che si vuole fare e ciò che secondo la mamma è più giusto per il bambino. E in secondo luogo, secondo me è molto importante appunto che voi ne parliate con il pediatra, con il dottore, con il nutrizionista, cioè nel senso quello che più secondo voi è consono in questo momento di vita del bambino. Allora, io vi dico come ho iniziato. Io non mi sono data un inizio, nel senso che verso i 6 mesi di Gaia non è che mi sono detto ok, da oggi che è compiuto 6 mesi iniziamo a mangiare. No, ho iniziato a vedere come si comportava lei con noi nei confronti del cibo durante appunto i pasti. Lei ha sempre collaborato, comunque partecipato ai nostri pranzi, alle nostre cene, e quando ho iniziato a vedere che lei mostrava degli interessi quando mangiavamo piuttosto che quando bevevamo, mi sono iniziata a domandare se non fosse il caso appunto di iniziare a proporle qualcosa. Di conseguenza, che cosa ho fatto? Ho iniziato con il brodo classico di verdure, toglievo però le verdure, lo facevo in pentola a pressione per fare in modo che comunque la cottura non fosse troppo prolungata, perché in una pentola normale dovrebbe essere troppo prolungata, e di conseguenza appunto le preparavo il brodo, inizialmente un brodo classico con carota, sedano, una crosta di sedano, un pezzettino magari di cipolla. Adesso devo anche andare a ritroso perché ormai sono 2 anni ed è da tantissimo che non le faccio il brodo così classico, quindi appunto carota, sedano, cipolla, all'inizio proprio basico. Poi man mano che vedevo che lei reagiva bene, che non aveva comunque delle reazioni magari di problemi di non so, di cacca, non mi viene nessun termine più carino, o comunque di appunto andare di corpo in maniera strana, e che soprattutto gradiva la pappa, e appunto che non c'erano neanche reazioni epidermiche, aggiungevo poi man mano verdure. Quindi man mano che passava il tempo aggiungevo le verdure, aggiungevo magari una volta la zucchina, facevo aspettare un po' di giorni prima di proporle una nuova verdura, vedevo come reagiva, e poi appunto fino a quando ho, diciamo, creato un brodo, ho iniziato a creare un brodo molto ricco. Io ho iniziato con le verdure e con la farina. Utilizzavo le farine, quelle già precotte, quelle che comunque sono tra virgolette istantanee, perché sono più pratiche e sono più digeribili per il bambino, a quanto ho cercato di capire io all'epoca. E ho iniziato con farine senza glutine. Se devo dire la verità, non mi ricordo con che tipo di farina io abbia iniziato, perché i primi mesi me l'aveva portata mia mamma dall'Italia, perché io qua ero spaesata e non ne trovavo, trovavo solo farine tipo con cioccolato, quelle cose strane, perché proprio non conoscevo questi prodotti. Poi man mano, quando mi sono data una svegliata, mi sono resa conto che anche qua ce n'erano di tantissime qualità, ad esempio c'è quella all'avena, quella al miglio, quella al mais e tapioca, ce ne sono davvero davvero tante anche qua in Germania, e generalmente compravo comunque le farine biologiche. Mi ricordo che mia mamma dall'Italia mi avesse portato le farine marchiate Esselunga, che sono biologiche,
marchiate alce nero, se non erro, e non mi ricordo sinceramente, comunque delle farine biologiche, perché sapeva un pochino la mia fissa, soprattutto nei confronti di Gaia. Quindi il primo periodo davo semplicemente il brodo unito alle farine, e aggiungevo l'olio d'oliva, non mettevo parmigiano, e aggiungevo anche un cucchiaino di olio di semi di lino. Quello lo compravo appunto e cercavo di farlo andare il più in fretta possibile perché è un olio che tende a andare a male facilmente e inizialmente non le mettevo un cucchiaino completo ma iniziavo con delle puntine proprio in modo tale da comunque cercare di preparare il suo stomaco, il suo organismo, il suo metabolismo. Dopo una settimana che ha iniziato comunque a gradire la pappa in maniera consistente, aggiungevo anche la fonte proteica e ho iniziato aggiungendo la fonte proteica delle lenticchie rosse decorticate. Io inizialmente appunto ho fatto proprio uno svezzamento con lenticchie rosse decorticate o comunque con proteine vegetali perché preferivo non eccedere con le proteine animali, nonostante appunto lei sia onnivora. Quindi le proponevo questo cucchiaio all'inizio, cucchiaino piccolino di proteine vegetali, utilizzavo all'inizio ma ancora adesso prediligo i legumi decorticati perché sono più digeribili, non c'è rischio comunque di soffocamento per quanto si possa frullare e di conseguenza appunto ero più sicura che non avesse magari anche degli squilibri, non avesse coliche, anche se devo dire la verità che io sia in gravidanza che in allattamento ho sempre mangiato legumi, lei non ha mai sofferto di coliche e lei mangia legumi tutti i giorni praticamente e non ha coliche, non ha problemi, sì, ha l'aria come tutti i bambini, tutti gli umani, però niente di eclatante. Quindi poi man mano che ho iniziato a capire che lei comunque aveva una maggiore padronanza del cucchiaino e soprattutto una maggiore padronanza di masticazione, ho iniziato a introdurre i cereali o comunque la pastina. Ho iniziato a introdurre inizialmente appunto della pastina molto piccola, come da classico svezzamento, anche se poi ho iniziato a prediligere l'utilizzo proprio dei cereali, quali ad esempio i pseudocereali come quinoa, amaranto, oppure grano saraceno, cercando comunque di limitare al massimo le fibre, quindi all'inizio ho provato a proporglieli passandoli al passaverdura per cercare comunque di eliminare il più possibile le fibre, perché chi segue principalmente uno svezzamento vegetale deve cercare di limitare al minimo le fibre perché potrebbero comunque creare un rallentamento della crescita, anche se io non sono mai stata ossessiva da quel punto di vista, perché sì, inizialmente ho provato a proporglierli così, però poi le vedevo che ricercava la consistenza e quindi ho iniziato a crearle proprio la minestra, la classica minestra, il classico brodo con proprio il cereale intero e vedevo comunque man mano come reagiva il suo corpo. Lei è sempre nata di corpo, ha sempre comunque avuto tutto dal punto di vista del metabolismo molto regolare, ha avuto una crescita non eccessiva però nella norma, il pediatra è sempre stato positivo a ogni visita, quindi sono sempre andata molto tranquilla. Il mio pediatra sa che io do carne una volta a settimana, sia per quanto riguarda il pesce che anche per quanto riguarda le uova, non mi ha mai fatto problemi, non mi ha mai detto niente e ho sempre parlato spesso e volentieri con lui in riferimento proprio alle fibre, cercando di vedere cosa ne, diciamo, cercando di capire cosa pensasse lui e soprattutto per vedere se quello che lui riscontrava in Gaia fosse positivo o fosse negativo. Quindi poi ho iniziato con i cereali, avena, utilizzavo proprio, utilizzo spesso ancora adesso perché li mangio anche io nella mia dieta quotidiana, i cereali in chicco, quindi proprio l'avena, non parlo di fiocchi, ma avena, oppure orzo, miglio, oppure non lo so, adesso non me ne viene in mente nemmeno uno, bulgur o couscous ogni tanto, comunque grano. Un po' di tutto, o segale, diciamo che utilizzavo appunto generalmente i cereali, anche se li alternavo alla pasta normale, quindi comunque alla pastina di grano duro. Cercavo e cerco ancora tuttora di non dare cose integrali a Gaia, sia dal punto di vista delle farine, quindi se faccio il pane piuttosto che qualsiasi altro tipo di prodotto a livello di farina, non utilizzo farina integrale, infatti ho cercato di limitarne anche io il consumo perché ormai lei mangia come noi da tanto tempo. E se lei vede che io mangio qualcosa, vuole sempre assaggiare
mangiare quello che mangio io e generalmente mi ruba quello che mangio io e quindi adesso sto limitando l'utilizzo per me di farina integrale che prediligo per fare in modo che lei non ne mangi, perché appunto la farina integrale ha tante fibre e per i bambini non vanno assolutamente bene così tante fibre con l'alimentazione. Come vi ripeto appunto, o comunque come ti ripeto perché so che principalmente interessa a te, ho quasi sempre utilizzato legumi decorticati, nel senso che io tendevo sia a pranzo che a cena a dare legumi, tranne appunto nelle giornate in cui inserivo la proteina animale. Nelle giornate in cui inserivo la proteina animale, a seconda che la inserissi a pranzo o a cena, nel pasto successivo o comunque nel pasto in cui non c'era la proteina animale non inserivo proteine vegetali, perché comunque un eccessivo abuso di proteine animali, di proteine in generale, siccome le proteine animali hanno un alto valore proteico, non volevo che si andasse a sommare ancora di più alle proteine vegetali che potevano appunto essere scaturite dai legumi piuttosto che la combinazione legumi cereali, non volevo comunque sovraccaricare il suo organismo e non voglio sovraccaricare il suo organismo di proteine. Quindi quando io davo le proteine animali non davo proteine vegetali, ma davo semplicemente il classico brodo, la classica minestra con i cereali, senza la proteina legume, quindi senza i legumi o comunque la proteina vegetale. Spero di riuscire a farmi capire, perché è un pochino difficile, non essendo appunto scientifica, vi dico un po' la mia esperienza. Poi cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più, naturalmente, benissimo. Ho fatto un vero e proprio svezzamento classico, nel senso che verso già lei ha iniziato a mangiare verso i 7 mesi qualcosa, quindi ho iniziato a proporgli la pappa a pranzo verso i 7 mesi qualcosa. Ho iniziato con la pappa, quindi non ho iniziato con la frutta, ho iniziato con la pappa di pranzo perché volevo che il suo palato si abituasse alla pappa e non alla dolcezza della frutta. Quando poi lei ha raggiunto una conoscenza tale della pappa, ho iniziato a proporle la frutta al pomeriggio, affiancata comunque al mio latte. Io la allattavo e quindi prima le davo un pochino di frutta frullata, gliela facevo io, mischiata con un pochino del mio latte, me lo tiravo con il tiralatte, e poi dopo, siccome all'inizio ne mangiava davvero poca, le davo il mio latte, quindi l'attaccavo al seno e come merenda le davo sia frutta che latte. E vi dicevo che non ho mai frullato quando ho visto che lei ha iniziato ad avere consapevolezza della pappa, ma tagliavo semplicemente le verdure davvero piccolissime una volta cotte, quindi le trituravo al coltello. Stessa cosa per quanto riguarda i legumi, a parte che i legumi la maggior parte delle volte si scioglievano come più cremosi rispetto alla proteina animale, però quando si trattava di darle proteina animale gliela tagliavo pezzi piccoli 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 in modo tale da prepararla a poi mangiare normalmente, quindi a sentire la consistenza di ciò che lei sta andando a mettere in bocca. Non mi è mai piaciuto tutto frullato, tutto cremoso, proprio perché secondo me il bambino non si rende poi veramente conto che dovrà poi masticare. Sì, certo, non che a 7 mesi ho iniziato a darle la bistecca o il pezzo di pasta così intero, anche se comunque già verso gli 8 mesi lei, nonostante abbia avuto appunto uno svezzamento normale, mangiava la pasta dal mio piatto, quindi io la facevo giocare tra virgolette con il cibo e le davo molta fiducia. Ho sempre avuto paura del soffocamento, però le ho sempre dato molta fiducia, l'ho sempre guardata, le davo la banana piuttosto che la mela, piuttosto che la pera, già a 9-10 mesi. Mi hanno sempre criticato tutti, però ho sempre preferito vedere lei come reagiva. Infatti lei adesso adora mangiare, ama mangiare di tutto, ama il cibo, ama toccarlo, ama scoprirlo, quindi secondo me quello aiuta tanto. Poi però lì dipende molto da bambino a bambino. Mia regola basilare comunque, che ancora adesso, ma che secondo me dovrebbe essere la regola basilare per una dieta sana per tutti, è quella comunque di unire carboidrati con proteine più verdure, che comunque appunto sono sempre carboidrati, però carboidrati semplici, e più grassi. Quindi io ho sempre dato carboidrati, che poteva essere la pasta piuttosto che il cereale, piuttosto che adesso la farina, quindi comunque se faccio qualcosa di farinaceo, di panificato, non lo so, con la proteina. Io ho sempre molto seguito quello che dice la Veg Pyramid Junior della dottoressa Baroni. Comunque ho sempre cercato di studiare molto da quel punto di vista e ho cercato appunto di introdurre tutto
gradualmente, facendo anche un pochino di testa mia, perché non ho seguito il vero e proprio svezzamento vegano o vegetale o vegetariano, naturalmente. Davo appunto e do ancora l'olio di lino ogni giorno. Ho inserito anche poi pian piano sempre prima una puntina, poi un po' di più, poi un po' di più, un po' di più a ogni pasto, scusate, a ogni giorno, quindi una volta a pasto, un cucchiaino di salsa di crema tahin, perché comunque i semi di sesamo sono ricchi di calcio, sono davvero ricchissimi di calcio. Quando vedevo che non aveva nessuna reazione, ho inserito poi un cucchiaino di crema di mandorle, perché anche la crema di mandorle fa benissimo dal punto di vista proprio di principi nutritivi, e poi man mano a rotazione inserivo una volta la crema di semi di zucca, una volta do magari la crema di semi di girasole, comunque i semi oleaginosi, da quel che si dice invece nello svezzamento normale, che dicono che sono allergeni, non allergeni, se la si sa parlare, che sono comunque portatori di allergie, sono appunto rischiosi da utilizzare, anche la frutta secca nei limiti e nelle dosi consigliate e soprattutto nei tipi di frutta secca consigliati, io non ho visto che benefici con Gaia, non ho mai avuto nessun tipo di problema. E poi man mano appunto verso i 12-13 mesi ha iniziato proprio a mangiare come noi, se già man mano che passava il tempo comunque era sempre più interessato ai nostri piatti, però poi le pappe, da che essere brodo, sono diventate pappe sempre un pochino più solide, fino poi alla pasta, fino comunque poi alle consistenze normali con tutti i vari ed eventuali. Spero di aver detto quello che tu speravi che io dicessi. Se hai altre domande, scrivimelo nei commenti, io spero di riuscire a risponderti. Non saprei come argomentarlo in maniera diversa per non essere troppo precisa e spero di non essermi dimenticata di niente. Niente, alla prossima. Ciao!